Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qui su iTech. Qualche settimana fa vi avevo annunciato che stavo riorganizzando un po' il mio setup e dopo le Nanoleaf, mouse e tastiera e alcuni piccoli accorgimenti sulla scrivania, oggi è arrivato il momento di mostrarvi il mio nuovissimo case. Anche se in realtà ragazzi all'interno il computer è rimasto praticamente invariato, se non per alcuni piccoli aspetti. Quindi troviamo ancora il mio 8700K, anche se oggi ho overclockato a 5 GHz, una scheda madre Asus Strix Z370F, 16 GB di RAM G-Skills Trident Z da 3200 MHz e una Asus Strix 1080 OC. Per il resto poi troviamo i soliti hard disk, SSD, M2 e quant'altro. Altra cosa che mi sarebbe molto piaciuto cambiare era il monitor, anche se in realtà dopo un controllo generale su internet, su Amazon e altri siti, mi sono reso conto che il mio Acer Predator X34P è ancora il top, con il suo G-Sync, 120Hz, monitor curvo, ultra-wide, ragazzi davvero non c'è ancora storia. Ma ora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere un velocissimo timelapse di come ho montato il mio computer. Bene ragazzi, ora che il computer è assemblato, volevo fare una cosa un po' diversa dal solito per presentarvelo, quindi ho deciso di fare una cosa tipo trailer, una specie di trailer di un film, ecco. Quindi spero queste clip siano di vostro gradimento. Fatemelo sapere magari nei commenti qui sotto. Quindi 3, 2, 1, via! Qui ragazzi, finalmente sono riuscito a farvi vedere il mio case, così non dovrò più nasconderlo nelle mie stories di Instagram, che ultimamente stava diventando un po' un macello. Come vi dicevo precedentemente, spero queste clip siano state di vostro gradimento, magari fatemelo sapere spollicciando qui sotto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale attivando le notifiche e di seguirci su Instagram. Io sono MB4K, questa è WeTech, la community con un video al giorno. Ci vediamo alla prossima, ciao!